Radio Azzurra, in diretta dal Peperoncino Festival di Diamante. Ve l'avevo preannunciato che questa sarebbe stata un'altra serata calda in stile peperoncino. E però cambio completamente genere, dalla politica passo alla musica, alla buona musica, lasciatemelo dire. E vi faccio una delle proposte per decentrare dal nostro salotto per chi avesse voglia di ballare. Stanno per esibirsi nel nostro stand, insomma nella nostra pista di Radio Balla Balla sul Lungo Fiume, un gruppo che si chiama Terra d'Amore e io ho il piacere di avere con me Fabio Guido. Buonasera Fabio. Ciao, buonasera a te. Buonasera a tutti. Diciamo che tipo di musica fate intanto? Sì, innanzitutto ringrazio naturalmente di nuovo tutti, chiedo scusa anche per l'abbigliamento, ma al mare ci sta. Niente, siamo semplicemente un gruppo di musica etno-popolare, o meglio, di pop popolare. Noi la definiamo così meglio. Quanti componenti questo gruppo? Cosa suonate? Certo, allora, siamo sei componenti. Io sono il bassista della formazione e mi occupo anche dei suoni virtuali. Sono Fabio Guido. Ho alla mia sinistra il grande Pier Maria Montalto alle chitarre, Domenico Martino alle percussioni, unico di San Giorgio Albanese. Poi abbiamo inoltre la nostra voce principale ballerina Angela Dottorella, la nostra chitarrista e voce e cori e ballerina Carmela Pugliese. Manca qualcuno? Sì, Antonio Ferraro, fisarmonica e naturalmente voce anche dei Tarno Ramoni. Sortiti, fammi capire, da quanto state insieme e quali palchi avete già calcato? Allora, abbiamo iniziato questo progetto, che è un progetto che è nato l'anno scorso e ha come obiettivo quello di svilupparsi in 3 anni, appunto nel 2017. Abbiamo lavorato sinceramente tanto quest'estate, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo prodotto il nostro primo singolo che è appunto Terra d'Amori. Fine anno uscirà il nostro album che si chiamerà Terra d'Amori. Non abbiamo molta fantasia, Mariella. Vabbè, come si dice, cavallo che vince non si cambia, quindi sì, va bene. Funziona, e come appunto hai detto tu, ora cavallo che vince non si cambia. Bene, e se ti dovessi dire da qui al futuro che cosa ci dobbiamo aspettare dal gruppo? Sì, uno dei miei motti influenzato, perché noi appunto siamo un gruppo pop popolare. Soprattutto per me è stata grande l'influenza del pop e del rock, soprattutto di Pink Floyd. Quello che dico sempre è in generale alla gente: aprite i vostri cuori, abbatteranno ogni muro. Ma che dici, che devo far parlare i tuoi compagni di viaggio? Ah, assolutamente sì, assolutamente. Dai, sì. Allora presentamene uno. Salve, tu sono Pier Maria Montalto. E tu sei la chitarra, ve lo ricordo bene. Dall'inizio col gruppo. In realtà era già nato qualcosina quando sono arrivato io. Mi ha chiamato Fabio, collaboravamo prima. Vi offendete se vi dico che mi sembra più giovane? Sono il più giovane. Lo è, lo è. No, volevo dire semplicemente. Sì, sono più giovane. Mi ha chiamato Fabio e siccome ero in un periodo di libertà, diciamo, ho deciso di accettare questo. Non so come definirlo, perché pensavo fosse un qualcosina di molto semplice, nel senso semplice non come difficoltà di suonare, ma come un progetto. Però io sono trovato in qualcosa che era molto più profondo. Bene, adesso si continua. No? Eh sì, adesso esatto. Si continua. Scusa, devi parlare anche tu con noi, presentati. Allora, io sono Domenico Martino e sono il percussionista dei Terra d'Amore, nonché cofondatore di questo bellissimo gruppo. Volevo presentare il nostro singolo inciso CD dei Terra d'Amore. Lo stiamo vendendo a una simbolica cifra di 5 euro per poter realizzare anche questo contributo, chi lo comprerà, al nostro album che uscirà a fine anno. Benissimo. Abbiamo i social, la pagina Facebook, il sito YouTube e siamo anche su Instagram. Quindi andate, seguiteci, cliccate un like e lì troverete tutti i nostri concerti passati, le cose che abbiamo fatto, dirette, anche questa che stiamo facendo adesso, alla Radio Azzurra. E troverete i nostri concerti live, il nostro videoclip ufficiale di Terra d'Amore
demo, interviste, matrimoni, cose, perché ci chiamano anche a fare matrimoni, perché piacciamo. Ah, ci fa piacere. Beh, abbiamo detto tutto, Fabio, adesso non ci rimane che dire, soltanto vi devono seguire a Radio Balla Balla. Cioè, dobbiamo aggiungere qualcosa? Assolutamente sì, assolutamente. Stasera siamo onorati perché ci avete invitato a Radio Balla Balla. Faremo come al solito il nostro spettacolo, daremo il massimo, perché da 30 e più date a questa parte, durante l'estate, abbiamo avuto davvero il cuore. La cosa principale è che se oggi siamo qua, quello che dico sempre, oltre all'amore che mi lega a loro due e agli altri tre che ci aspettano fuori, è il fatto che non suoniamo con gli strumenti attaccati al corpo, ma suoniamo col cuore che abbiamo all'interno dello sterno. Quindi davvero grazie, e poi volevo ringraziare soprattutto il mio paese, perché da un anno è questa parte che mi dà il suo amore, e io sto dando davvero tutto per il mio paese. Amo il mio paese, che è Bisignano. Bene. E poi ricordiamo, scusi, mi perdono la Marianna, siamo 5 di Bisignano, l'unico che io definisco alieno, ma solo perché è di una terra esterna, è Domenico Martino, che è di San Giorgio Albanese. E ormai è diventato bisignanese d'adozione. Assolutamente sì. Bene, di parlare abbiamo parlato, adesso vi vogliamo sentire cantare, quindi appuntamento a Radio Balla Balla, loro sono sì. Terra d'amore. Esatto, fra poco. Grazie ragazzi. Grazie e buona serata. Grazie.